abbiamo un legame affettuoso e sincero con me, la direzione di Capo Speroni, nel modo particolare con il direttore qui Giuseppe Di Francia. Volevamo in questo momento dargli gli auguri a lui, ma a tutti coloro che ci stanno ascoltando, di buone festività, con l'augurio che finalmente possa finire questo prossimo momento. Prossimo anno ci porti saluto. Questo, questo momento triste. Il prossimo anno ci faccia cancellare tutto, quelle negatività che ci sono state fino adesso, perché è stata una distruzione, voglio dire, di perdite di posti di lavoro, perdite economiche, perdite di affetto soprattutto. Quindi lanciamo un bel messaggio, lanciamo un bel messaggio 2022. Io più che da Babbo Natale, che posso fare i miei auguri personali di un felice Natale, un sereno anno nuovo, io personalmente vi posso dire che parlerò col principale, perché è lui che veramente ci dovremmo rivolgere di più a Dio e pregare affinché faccia finire questa cosa brutta, perché lui può tutto, soprattutto ora il periodo di Natale che nasce il bambino, e quindi dovrebbe portare più serenità e tranquillità alle famiglie e a tutto il popolo italiano. Non ci sono parole. Abbiamo lasciato la voce vibrante e di augurio al nostro Babbo Natale, che come fisico, come portamento, è il vero Babbo Natale. Vi ringrazio. Dottore, vuoi dire qualcosa per salutare? Un grazie sicuramente a tutta la città di Bagnara, che sempre ci ospita in modo positivo e propositivo, quindi un grande augurio di rivederci presto con grandi novità, con belle novità. Quindi un salutone a tutti quanti, un abbraccione a voi, alle vostre famiglie, e di passare veramente un Natale per come siamo stati sempre abituati, cioè le cose semplici ma genuine, belle, e apriamo i nostri cuori, perché il mondo ha bisogno di tanto amore. Tanti auguri. Allora, tu lo fai cucinare, noi invece te lo diamo qui in cerata. Ecco qua, il pesce spada. L'augurio, abbiamo concluso con le parole belle del nostro direttore Giuseppe Di Francia e con le belle parole del nostro Babbo Natale, che ci ha augurato veramente una vita futura migliore rispetto a quella che stiamo vivendo. Grazie a tutti.